Il sacerdote che non pettina le pecore, il sacerdote pioniere nelle periferie geografiche dell'esistenza, il sacerdote che tocca la carne del povero. Nel ministero di Francesco c'è tanto di padre José Gabriel Brochero, il prete gaucho vissuto a cavallo tra 800 e 900 e beatificato oggi in Argentina. Il Papa ha scritto una lettera per i suoi in patria per ricordare la figura e l'esempio del cura Brochero, del prete Brochero. Con la sua mula, sottolinea il pontefice nella missiva, il gesuita percorreva i 200 km quadrati della sua parrocchia. Entrava casa per casa, da contadini e da allevatori, per sapere se avevano bisogno di qualcosa e per invitarli agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Con loro divideva il mate e predicava il Vangelo, costruiva chiese e scuole, apriva strade, toccava cuori con un linguaggio semplice, lui, dottore in filosofia. Fedele fino alla fine, in una Cordova infestata dal colera, continuò a celebrare messa, ormai cieco e lebbroso. Lasciamo, dice oggi Papa Francesco, che il cura Brochero entri con la mula e tutto nella casa del nostro cuore, per portarci all'incontro con Gesù, l'unico che ci liberi dai legami che ci impediscono di uscire in strada a cercare il fratello. Solo così, conclude la missiva, si può gustare la sua allegria, un anticipo della felicità che padre José Gabriel gode ora come beato in cielo.